Il sistema cavi deve essere utilizzato sempre da un operatore. Sganciare l'asta di stabilizzazione posta sul retro della sedia. Farla scivolare nell'apposito cilindro fino all'estremità opposta ed appoggiarla sul pavimento. Posizionare un piede sull'apposito pedalino esercitando una lieve pressione e tirare la carrozzina verso di sé, fino allo scatto del fermo a molla. Inserire i freni per bloccare la carrozzina. Estrarre l'imbracatura dall'apposito scomparto posto sul retro della carrozzina ed imbracare accuratamente il paziente. Cingere il paziente con l'imbracatura, prima dietro la schiena e poi sotto le gambe. Tendere le quattro cinghie applicate ai lembi dell'imbracatura e porli su un lato senza ancora collegarle al moschettone. Estrarre la manovella dallo scomparto posto sul retro ed inserirla nell'apposita sede dell'argano, pigiando sul fermo collocato lungo l'incavo della manovella stessa. Impugnare il manico sinistro della carrozzina e con la mano destra ruotare la manovella in senso orario. Elevare dapprima il braccio rotante fin sopra il capo del paziente, quindi ruotarlo in posizione perpendicolare al bacino e calarlo all'altezza della testa. Agganciare con cura le cinghie dell'imbracatura all'apposito gancio posto all'estremità del braccio del sollevatore. Quindi avvitare la rotellina di sicurezza del moschettone. Sollevare delicatamente il paziente ruotando la manovella in senso orario ed impugnando con l'altra mano il manico della carrozzina. Giunti alla quota necessaria, sollevare il bracciolo sinistro della carrozzina, accompagnare delicatamente l'assistito sul lato opposto, verso la nuova sede in cui sistemarlo. Ruotare la manovella in senso antiorario e calare delicatamente il paziente nella nuova sede. Accompagnare la discesa del paziente fino alla seduta, per dare maggior sicurezza e buona cura mantenere sempre un punto di contatto con il paziente. Dopo aver accomodato l'assistito, sganciare l'imbracatura e disporre il braccio del sollevatore parallelamente allo schienale della carrozzina. Estrarre la manovella dell'argano pigiando sul pulsante di sblocco e riporla nell'apposito scomparto. Disinserire i freni della carrozzina, pigiare con il piede il pulsante di sblocco dell'asta stabilizzatrice e spingere leggermente in avanti la carrozzina per sbloccare il pedale. Far scorrere l'asta di stabilizzazione nell'apposito cilindro fino all'estremità opposta. Alzarla verticalmente e riposizionarla nell'apposito vano. Togliere delicatamente l'imbracatura del paziente. Piegarla con cura e riporla nello zainetto sul retro. Il sistema cavi si chiude a ventaglio come una tradizionale carrozzina pieghevole. Posizionare il braccio del sollevatore parallelamente ai manici della carrozzina. Alzare le pedane della carrozzina disponendole verticalmente e chiudere a ventaglio la stessa. Il dispositivo di sollevamento può essere rimosso per l'utilizzo della carrozzina in modalità usuale. Inserire i freni della carrozzina. Svitare e poi estrarre le apposite spine di sicurezza del sollevatore.
tirare verso di sé il dispositivo di sollevamento, trasportarlo, avendo cura di non capovolgerlo. Rimuovendo la parte anteriore della carrozzina, si riduce la lunghezza del dispositivo, facilitandone l'ingresso anche in spazi più stretti. Fare lievemente la manopola e il dispositivo di blocco collocato sul profilo anteriore. Dunque, estrarre la parte frontale della carrozzina. Successivamente, appoggiare la carrozzina sulle due apposite ed ulteriori ruote anteriori per il trasporto a spinta. Il sistema cavi si chiude a ventaglio come una tradizionale carrozzina pieghevole.